La più strana è quella di non consentire ai consorziati di votare. Su circa 24.000 consorziati che abbiamo negli elenchi del consorzio, con queste nuove procedure soltanto 11.000 circa possono andare a votare. Quindi più della metà, a più della metà gli è stato tolto il diritto al voto. Non solo, gli è stata anche sottratta la lettera invito a votare, dove si va a votare, in quale seggio, e questo secondo me è una sottrazione di diritti intollerabili, inaccettabili, che io sto cercando in qualche modo di denunciare pubblicamente perché non può essere accettato un sistema del genere. Un contribuente ha il diritto di esercitare il voto fino all'ultimo secondo nel momento in cui si mette in regola con i pagamenti, ma non consentire al consorziato di fatto di votare è qualcosa di aberrante. Premesso questo, tutti gli atti che sono stati consumati per portare il consorzio alle elezioni sono tutti illegittimi, perché ci sono violazioni di statuto, di regolamento e soprattutto di leggi nazionali. Non si possono modificare i regolamenti senza che questi regolamenti vengano approvati in giunta regionale, e i provvedimenti in giunta regionale non sono stati approvati. Inoltre, gli atti sono totalmente illegittimi perché quando c'è un commissario ci deve essere una consulta che esprime un parere obbligatorio, non vincolante ma obbligatorio. Dato che la consulta non si è mai costituita, non si è mai insediata, quindi tutti gli atti vengono, a mio modesto parere, decadere perché in quanto illegittimi e contro la legge. E lei ha lamentato anche il silenzio della regione Calabria e spera Sì, anche se soprattutto. permango, esatto, anche se permango ancora con un minimo di fiducia, ho trasferito tutto, ovviamente, queste mie osservazioni ufficialmente con regolare ricorso agli organi competenti, chiedendo che queste elezioni possano essere tranquillamente rinviate per consentire a tutti di poter tranquillamente partecipare al voto. Poi chi non vuole mettersi in regola non si mette in regola, ma chi ha la possibilità di mettersi in regola fino all'ultimo giorno bisogna dare la possibilità di esercitare il diritto al voto. Per quanto riguarda invece la legittimità degli atti, queste sono totalmente illegittime, quindi bisogna trovare il modo come costituire una consulta, che la consulta riapprovi tutti i passaggi amministrativi dell'attuale commissario consortile per poi poter addivenire alle regolari elezioni. Perché anche se venisse prorogata la data delle elezioni, ma non contestualmente si regolarizzino gli atti amministrativi, comunque rimane la spada di Damocle sulle elezioni, perché gli atti chiunque può impugnarli perché sono totalmente illegittimi. Al momento che cosa la preoccupa di più del Consorzio Valle Lao? Il quadro soprattutto amministrativo, perché in questi 3 anni sono stati consumati atti così aberranti che stanno mettendo in ginocchio l'economia totale, non solo del consorzio. E dato che i bilanci non sono, neanche i bilanci sono stati regolarmente approvati dalla struttura di controllo, che quando vuole va a vedere le virgole e quando non vuole nasconde anche gli elefanti, noi abbiamo un bilancio non approvato dalla struttura di controllo, e questo è un altro atto grave che segnaleremo nel modo e nei tempi dovuti.